Ti prendi questi lavoratori indefessi, vedi, anche di domenica, per agosto, vedi, con i sacchi addosso. Ma è vero che bisogna camminare tanto tanto? Era tutto verde. Ecco il cazzo che non ha buttato neanche la caramella. Poi alla fine Lenka mi premia all'inizio, noi siamo poi arrivati secondi, perché poi Caterina si è messa a fare casino, che questi che hanno fatto saltavano le tappe, no? Non ci siamo andati mai una volta! Ma giusto sta scendendo. Ma perché fermano solo le povere persone? Noi hanno pagato, loro sono andati a cercare. Immagini, è antidemocratico, perché tu, chi ha pagato il condono? È chiaro, Napoli è una città, non è proprio. Allora poi la collega deve vedere la mia faccia, che si dice, vabbè, mo contribuisco con la pulizia. No, ma non è il fatto che non ce la fare più, io quando sono la rotta mi ha dato più di 3 ore. Così, ti l'hanno messo da poco. Non è una cosa. Ma dove è Piazza Carolina? Ma si continua nonostante, vero? Sì, sì, imperterriti loro. Ci sta il malato della bugia. Bene a terra, poggiate il telefono, già paura di poggiare i piedi. A me la seconda puntura. Se tu vai sulle piedi. Là ci sta il bosco e aspettiamo un attimo, zia Giusti, ci fermiamo un attimo. Non si perché la pietra grande. C'è mia questa pietra. Ma quel cavallo non si può passare, sì, vero? Passa, come fa? Lo scelto, lo scelto. E sono le vie? Come cammina? Sulle vie. Punta le gambe davanti. Adriana,
Questo sono i frastidelli, adesso andiamo dal posto del carro. C'è Franco che fa da qui. Ah, ecco, Franco. E ci fermiamo, dividendo. Lì comincia il percorso. Per le ragazze si suicidarono qua. Più avanti. Si suicidarono qua. Le ragazze si suicidarono qua. Tre. Due. Vieni qua, sì, metti in bocca, vieni come vuoi. Mangia, mangia. Mangia, mangia. Te questa, la prendi questa. Aspetta. La prendi questa. Buona? No? Era giù. Praticamente i primi insediamenti umani di dove è? E cavo? Vedete che sono campagnole, non marinai. E all'inizio erano campagnoli, poi piano piano sono scesi giù, capito? Stefano, aspettiamo un po' zio Gigio, no? Arrivo! La cultura giapponese non è quella molto familiare. Cioè sono i gruppi di questa e allora mi darà un biscotto. Guarda, guarda. Ah, sì. Dai, se la fai andare. Doppia, no? Sopra la maglietta, che sono la mia. Ma io ti prima tu uccisa. Sa, la maglietta sa. Cioè, arrivano là, roba, passa lì, voglio correre tu che cucina tu. Sai che perché? Non voglio sbriare la locazione. Potevano tranquillamente resistere a vita, capito? Sì. Quindi si organizzavano queste espressioni, queste fosse di neve sono interessanti. C'era un signore che spiegava molto bene l'altra volta. E ci stai, chiedi quanto mi bravo i tanti. Quello veramente piano. Ah, quello coi capelli. E sarete allora poi il parolo di Villarami. Ah, ecco, allora bene, allora andiamo con lui. Attento. Attento. La sciarpa ha funzionato, ma è l'ABS. Andrea è quello del Museo Storico di Furio. Sì, è lui. Roma è l'avvocato quello del Museo Storico di Furio. Io non l'ho visto. Questo signore che ha i capelli brizzolati bianchi. Brizzolati, lui è avvocato.